Assessore Quaglieri, ha approvato in Consiglio questa notte la legge di stabilità e il bilancio di previsione finanziaria 2024-2026. Che cosa prevede nel dettaglio per gli abruzzesi? Beh, nel dettaglio ha molte cose. È un bilancio di previsione che nel triennio 24-26 cala circa 14 miliardi di investimenti per la Regione Abruzzo. Investimenti che sono figli di un buon lavoro di 5 anni che hanno portato all'azzeramento e riequilibrio di bilancio del disavanzo del 2013-2014 di circa mezzo miliardo di euro. Siamo riusciti a riallineare l'equilibrio di bilancio e quindi a liberare tutta una serie di risorse che sono state messe in campo per la Regione Abruzzo nell'atto programmatorio del triennio. Tra le cose più importanti abbiamo circa 53 milioni di euro liberati nel cofinanziamento per l'edilizia sanitaria, che non è un gioco, è la prima volta che dopo 20 anni si mette mano all'edilizia sanitaria. Abbiamo l'incentivazione, un finanziamento importante per quanto riguarda il trasporto pubblico, quindi oltre che con i nuovi contratti RFI siamo anche riusciti a creare un'inversione con la TUA. Abbiamo le borse di studio, la copertura delle borse di studio, la copertura dell'incentivazione universitaria. C'è veramente una miriade di investimenti che potranno dare stabilità alla Regione Abruzzo, crescita anche da un punto di vista dell'importante cofinanziamento calato per lo sviluppo di tutta la comunità europea, di quelle che sono le programmazioni europee.